Ci siamo fermati in mezzo al prato, eravamo dentro alla cabina, era chiusa, però non c'è neanche più un vetro buono, niente. Quindi prima era ricoperto tutto dai vetri? Sì, sì, tutto era tutto vetrato, insomma era un abitacolo come una macchina. Qui c'è anche il sangue qui di lui che era tagliato qua, io mi ero fatto male qua così. Ed eravamo piantati praticamente qui, rintanati qui nell'angolino, sperando che finisse e i travi, le asse bancali passavano, che sono andati a finire là in fondo, insomma, sono andati in mezzo al campo, dappertutto. E il trattore si alzava su e giù. Si è alzato su, poi è venuto giù e noi eravamo lì sotto. Come se fosse cartone. Cioè proprio... Ha rotto le colonne dai plinti, che le colonne hanno un'armatura con dei ferri grossi così, Ha rotto tutti i vetri e poi è andato dentro, è esploso qua dentro, ha buttato via tutto, tutti i travi, dappertutto. E la stessa colonna è quella di là. Non è stato sufficiente, ha superato il terremoto, ma niente, il vento. Avevamo 18 ettari, lui aveva 18 ettari di bietole a 4 foglie, non ce n'è rimasta una. Ha pelato i primi centimetri di terra della semina, il letto via. Di semina l'ha proprio tolto, ma è rimasta la terra. Abbiamo dei pali piantati in mezzo alla terra lontano 500 metri. Di grado, 12.000 quintali di bietole, 12.000 quintali di suolo. Dovrebbe seminare le bietole, ma però siamo già troppo avanti per seminare le bietole. Comunque, come ho detto prima, abbiamo salvato la vita, ci siamo salvati. Che era piena d'acqua. 30 quintali. Era piena d'acqua quintali. E invece l'ho rovesciata qui. Si è alzato su i tetti suoi e poi gli ha portati i travi fino in fondo a quel fosso là. È curiosissimo.